102.5. Inizia una nuova puntata di Giletti 102.5. Sono le 8 e 4 minuti, venerdì 8 ottobre 2021. In studio a Roma c'è Massimo Giletti. Buongiorno Massimo. Ciao Max, buongiorno. Allora, oggi parliamo di quello che è un po' successo nei giorni scorsi, nel weekend. Come mai gli italiani non sono andati a votare? Gli aventi diritto nelle grandi città sono stati sotto la soglia del 50%. La domanda che ci poniamo, ormai forse qualcuno dice fa tutto Draghi, quindi cosa andiamo a votare? Inutile, non lo dico per fare un po' il provocatore, i partiti non contano più nulla, quindi oppure più o meno offrono lo stesso menu di programma, se lo scopiazzano a destra e a sinistra, no? Come ho sentito. Perché gli elettori leggono il programma, secondo te, prima di andare al voto? Domanda. Ma i fans di Michetti, oppure per dire un altro, a par condicio lassù al nord. Gualtieri, secondo me li leggono, gli altri vanno così a naso. 02 25 15 15 è il numero di telefono, potete quindi intervenire in diretta con Massimo Giletti per rispondere appunto a questa domanda, cioè perché gli elettori non vanno a votare. Non sono andati, allora vediamo, perché poi c'è adesso la seconda tornata in alcune grandi città, però perché solo a Bologna per esempio hanno superato la soglia del 50% di aventi diritto al voto? Perché? Perché non conta più la politica, non credete più nella politica, perché vi fanno schifo i politici, perché non lo so, perché tua nonna ha fatto il gelato quel giorno e preferisci stare a casa, oppure era bello, c'era un bel giorno, perché, al sole. Perché i politici sono tutti uguali, perché tanto chiunque voti poi non cambia nulla. 378-378-1025 invece il numero per gli sms, whatsapp, i messaggi. Salutiamo qui in studio a Roma, c'è Stefania Iodice. Buongiorno Stefania. Eccomi, buongiorno, buongiorno Massimo, buongiorno Massimo Giletti. Sono tornata, esatto, sono ritornata dal mio lungo viaggio, eccomi. Dal lungo viaggio, era prima un attimo fa, l'ho sentita. Ma lei è un po' ovunque sempre. Ringrazio e saluto anche Roberto Rendina che ci aiuta per quanto riguarda la parte social. In regia a Roma abbiamo Andy Ceccarelli. C'è Valentina Iannicelli che prenderà le telefonate, quindi ci aiuterà un po' a gestire tutti i nostri ascoltatori. Saluto anche Ricky Aristarco e Pio Ingegno che sono invece in regia a Milano. Allora Massimo, partiamo subito. Abbiamo detto oggi puntata dedicata al tema delle elezioni, in particolar modo al partito che ha vinto, cioè il partito del non voto. Il partito del non voto, non so se lui abbia votato o no, ma è certamente un grande personaggio. Mettiamo la sigla perché sta per arrivare lui. 300 secondi con Enrico Ruggeri. Buongiorno Enrico. Ciao Max, eccoci qui. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora Enrico, il 50% degli aventi diritti al voto non sono andati a mettere la manina con la scheda nell'urna. Solo a Bologna oltre il 50. Allora, perché c'è questo distacco? Beh, allora, secondo me intanto continua a esserci una progressiva disaffezione per la politica. Questi sono anni nei quali abbiamo sentito gente dire noi con quelli lì non ci andremo mai, e poi andarci al governo, quello è il mio miglior amico, e poi invece dividersi. Quindi naturalmente questo atteggiamento un po' opportunista di tutta la classe politica ha raffreddato la gente. Aggiungerei un dato. Siccome fare il sindaco ormai insomma non è un ruolo appetibile come poteva essere 20 anni fa, mancavano le superstar. Cioè, tu ti ricorderai benissimo, certo, che la premessa per la discesa in campo di Berlusconi fu quando chiesero a Berlusconi chi voterebbe a Roma. I due contendenti erano Fini e Rutelli, quindi entrambi gli schieramenti avevano messo in campo le superstar. Quindi tu dici, se a Roma si fosse candidata la Meloni e a Milano Salvini, forse? Sì, o Letta da una parte, o Renzi, non so, dico i nomi delle Twitter, delle rockstar politiche, sicuramente l'affluenza, non so i risultati finali, ma l'affluenza sarebbe stata diversa. Da una parte e dall'altra, perché se si schiera la Meloni, i fan della Meloni vanno a votare e quelli avversi dicono no, fermo, aspetta un attimo, vado per evitare che vinca lei. Quindi le superstar favoriscono l'affluenza. Né Meloni né Salvini sono candidati, però quest'anno abbiamo visto cose dell'altro mondo. Cani testimonial, ho visto i cani testimonial, VIP di un certo tipo, ex Miss Italia, Pippo Franco per non far nomi. Ecco, anche questo, diciamo, insomma, non grandissima competenza ha colpito?
Beh sì, sicuramente la credibilità favorisce l'andata alle urne, e in più ci sono delle situazioni congenite, mi spiego meglio. Secondo me Milano è una macchina che funziona bene. Io ormai sono purtroppo abbastanza agile, ho visto sindaci del PSI, Formentini della Lega, Albertini, Pisapia, fatto bene. Tutto funziona in una città come Milano, cioè al di là di qualche posizione un po' ideologica di uno o dell'altro, ma si fa non bene. Si trovano cinghiali. Viceversa, Roma mi sembra una città dove i guai sono molti. Non so, io non credo che anche se Winston Churchill rinascesse, facesse il sindaco di Roma, avrebbe dei problemi. Quindi ci sono delle situazioni cristallizzate in alcune città, e quindi la gente dice comunque va bene oppure comunque va male, io a votare non ci vado. Ecco, però se tutti ragionassimo così, c'è un rischio evidente, secondo me, di una fragilità della democrazia. Non trovi sia un pericolo? Sicuramente la solidità di una democrazia si misura anche da questo, e la disaffezione alla democrazia si misura da questo. Questa è palesemente disaffezione. D'altra parte, insomma, credo non sia un mistero che le ultime classi politiche siano di caratura un po' inferiore, insomma, i politici che sbagliavano i congiuntivi io non ne vedevo negli anni 70, politici che facevano errori di grammatica o che si mostravano disinformati o che mostravano con disinvoltura la loro ignoranza, insomma, una volta era votatemi perché sono migliore di voi e posso prendermi cura di voi. Oggi è votatemi perché sono uno come voi, con i vostri difetti, forse anche con le vostre mediocrità, e quindi vi faccio vedere che mangio il panino, che vado a accompagnare i bambini sulle giostre, sono come voi. La differenza si sente poi. Domanda politica. Allora, che il Movimento 5 Stelle cadesse, insomma, se lo aspettavano tutto, era anche previsto dai sondaggi, non così probabilmente. Che invece la destra, non dico abbia avuto una sconfitta, ma non sia stata in grado di polarizzare, te l'aspettavi? Beh, il crollo del Movimento 5 Stelle francamente sì, era un movimento nato su determinati presupposti, anch'io lo vedevo con simpatia. Se tu mi avessi fatto questa domanda nel 2015 ti avrei detto vorrei che il Movimento 5 Stelle prendesse un bel 15-20% per esercitare un controllo. Ti ricordi quando Grillo diceva andremo nel commissione parlamentare con le webcam, eccetera. Quindi mi sembrava interessante questo fatto di scardinare la parte austera del palazzo. Poi invece purtroppo il Movimento 5 Stelle, come tutti i movimenti che sono andati al governo o vicino al governo, si è fatto contaminare dal potere, il potere, pur di mantenere la poltrona. Questo va detto, ma successe anche negli anni 90 quando la Lega arrivò a Roma, Roma ladrona. Scardineremo tutti i meccanismi, e poi andò al governo e comunque si uniformò all'establishment di governo. Per quanto riguarda il calo del centrodestra, mi sembra che non abbiano veramente avuto grossi nomi, cioè francamente non so, Milano non sapeva chi fosse l'avversario Bernardo. Un sindaco che, ripeto, in una città che funziona ha fatto bene, non gli puoi dire niente. Per cui non hanno avuto nomi illustri da schierare. Max Galanto, eccolo. Sì, io se penso Enrico Ruggeri alla politica penso al tema delle riaperture, i concerti, i teatri, peraltro tema attualissimo perché proprio in queste ore è stata presa una decisione. Però volevo capire da Enrico Ruggeri, faccio una domanda secca. Lo Stato ha lasciato da soli gli artisti? Assolutamente, li ha lasciati da soli, li ha umiliati con quella frase infelice, i cantanti che ci fanno tanto divertire, li ha dimenticati, ma soprattutto ha mostrato poca conoscenza dell'argomento, perché un concerto non è un ristorante. Se tu dici da oggi tu puoi suonare di fronte a 2000 persone, io posso organizzare questo concerto tra 6 mesi, cioè le cose me le devi dire prima, e parlo dei concerti della mia capienza. Non oso pensare a cosa vogliano dire i concerti dei vari Vasco Rossi, cioè dove
devi fare una promozione, un'organizzazione capillare per portare 50.000 persone in uno stadio. Non voglio neanche pensarci. È evidente che tutto quello che è stato fatto sul mondo dello spettacolo, al di là del disinteresse, dimostra assoluta incompetenza sui problemi veri del mondo dello spettacolo. Grazie allora, grazie Enrico. Grazie, ciao Massimo. Grazie, grazie, ciao, buona giornata. Grazie davvero, tutto molto interessante. 02 25 15 15 il numero di telefono. Partiamo subito proprio con le telefonate. Abbiamo da Andrea Domenico. Buongiorno Domenico. Buongiorno, buongiorno a voi ragazzi, buongiorno. RTL com'è? È sempre solo mia. Bravo. Solo sua, non gli ha dato neanche la Iodice, glielo porta via, dai. In questo momento è mia, parlo con voi, solo in questo momento, dopo di tutto ovviamente. Allora, che ci dice? Perché non si... Allora, lei è andato a votare o no? No, nella mia regione no, noi l'abbiamo votato, però io ho 55 anni, mi ricordo che quando avevo 15 anni c'erano... i centri sociali, cioè io ho visto Almirante, ho visto Spadolini, ho visto gente con la passione per la politica, venivano, parlavano e trasmettevano la passione. Adesso i politici sono più influencer che politici stessi, cioè tutti i loro programmi li infondono tramite i social, ma che forma di condivisione è? Cioè non ascoltano più il territorio, non si sporcano più le mani? Non ascoltano più il territorio, esattamente, bisogna... Dottor Giletti, mi perdoni, un prete deve imparare, e lo fa perché è una missione, all'evangelizzazione. Copiassero un po' da loro. In questo senso devono entrare più nel tessuto sociale, devono trasmettere la passione politica soprattutto ai nostri figli, che seguono solo e esclusivamente sui social. Cominciassero a venire sul campo, a sporcarsi le mani. Grazie. Vediamo cosa succede. Grazie, grazie per questo. Servono politici più preti, quindi. Ho capito bene? Devono fare come preti. Democristiano, dice, ritorniamo alla democristianità del paese. Sentiamo chi c'è, avanti, apriamole. Fabio da Milano, buongiorno Fabio. Buongiorno a voi, RTL anche mia, buongiorno a tutti. Allora, cosa pensa? Allora, io sono stato candidato consigliere in questa prima tornata, abbiamo fatto tra di noi molti incontri, molte discussioni su questa mancanza di voto, e io posso dire che sono d'accordo con Rico Ruggeri sul discorso di portare la rockstar, ma non è assolutamente l'elemento più importante. Cioè lei dice, anche se a Roma avessero candidato la Meloni, non ci sarebbe stata questa rivolta generale da parte della sinistra, che sarebbe accorsa a frotte con i cinesi, non cinesi, a votare? Ci sarebbe, scusi se l'ho interrotto, ci sarebbe stato un incremento magari del 5%, ma non è questo il progetto. Andare al voto, cerco di stingere anche per i tempi radiofonici, sono DJ anch'io, capisco i tempi, è che bisogna arrivarci con un progetto molto lungo, cioè bisogna lavorare sui ragazzi, bisogna lavorare sul territorio molti anni prima. Ma lei convinca bisogna oggi un diciottenne ad andare a votare? Perché un diciottenne? Mi metto allora, i giovani si dice sono il futuro, i giovani sono il presente. Allora, già quando diciamo, voi politici, i giovani sono il futuro, questi si incazzano perché dicono no, non gli conosciamo nulla, gli facciamo un debito pubblico enorme che dovranno loro pagare. Questo è il problema. Aspetti. Il progetto, il processo è un altro, va affrontato completamente in un'altra visione. Bisogna avvicinarsi a chi non vota, in particolare ai giovani, non parlare di politica in senso generale, del debito, ma bisogna stare vicino a loro per quanto riguarda il senso civico della città, quindi essere vicino a quello che la città promuove in quel momento, cioè, che sia il parco giochi. I giovani, quando c'è da combattere per il clima, vanno in piazza, sbattono, quindi hanno un senso, però forse non credono più ai politici. Non credono perché poi dopo... Bla 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 di Greta Thunberg. Esatto, quando poi si va a parlare di politica, loro chiaramente fanno un passo indietro, perché si parla della politica non vicina al cittadino. Bisogna... speriamo. È stato molto chiaro. Il classico pezzo di carta che butta per terra, perché è una mancanza di senso civico. Partiamo da un oggetto molto semplice: fagli capire che la carta per terra rovina la città. Sì, e se voi non fate i termovalorizzatori, se voi non riuscite a risolvere il problema, in Roma non è riuscita in tutti questi anni a risolvere
risolvere il problema dei rifiuti. Un motivo ci sarà, non è che il giovane lo può risolvere, sono i decision maker che devono risolverlo. Grazie Fabio per il tuo intervento. A proposito di messaggi, Stefania Iodice. Esatto, ne arrivano diversi al 378-378-1025. Ci scrive Ginevra da Roma: inutile continuare a lamentarsi se poi non si va a votare per poter migliorare. Personalmente sono andata a votare, spero in una Roma migliore. Poi c'è chi ancora. Qualche insulto non arriva stamattina. Io senza però si divertono. Quotidiano. Io vivo male. Si divertono a citare anche le canzoni di Gali, cara Italia. Dice: cambiano i ministri, ma non la minestra. Quindi spesso si parla anche di una sorta, no, di sfiducia nei confronti della classe politica. Intanto c'è un dato di fatto: lei non ha espresso il perché i giovani, essendo giovani, non vanno a votare. C'è un vero e proprio nichilismo. Possiamo usare questo termine? Sì, alto, un po'. Nichilismo. Sì, non so se siamo a livello. Beh, insomma, nichilismo, no? Perché non vanno andate a votare? Lei è andata a votare? Sì, io sono andata a votare lunedì di rientro da Napoli. Roma. Pochi sono andati. Io ero in quella piccola percentuale, ho partecipato. Ma però perché? Non credo di poter rispondere a nome di tutti i giovani. Credo che a volte però manchi forse una consapevolezza politica, no? Prima si parlava di una grande partecipazione per quanto riguarda l'avvicinamento a tematiche di ecosostenibilità, di cambiamento climatico. Voi, forse bisognerebbe... Ho capito, allora voi ragionate solo sul clima, no, sulle non cose. Siamo ma, caso, ma un paese deve essere che... governato dalla mattina, dalla gestione della giustizia, dalla gestione del sistema, dell'accoglienza. Un paese, una città, il sindaco è il padre di tutti. Cinghiali o non cinghiali, anche a Napoli no, ci sarà qualche problema. Allora no, perché però, non lo risolviamo votando? No, non andiamo, ci pensano gli altri. Allora poi non ci possiamo lamentare se il paese questo non funziona. Giusto. Perdonami, prima Enrico Ruggeri diceva forse sono andati pochi a votare perché c'erano poche star. Si è parlato anche di Giletti per mesi e mesi di candidato. Però il discorso era fa quello. Fa sempre rima, Giletti, Michetti. Con Giletti. Hanno preso dei pezzetti finali, li hanno uniti. Dai. Andiamo da Valentina in regia per presentare il nostro prossimo ospite. Eccoci, buongiorno a tutti intanto. Allora, Valentina, prossimo... anche buongiorno. Lei è tornata mentre Galletti è sparito nell'etere, anche lui, Aristarco torna. Ma che succede qua? Ognuno va. Siamo in movimento, siamo una radio in movimento. Allora il prossimo ascoltatore che vi passo è Giuseppe da Taranto, mm-hmm. che ha una domanda, e anche Eccoci. Troppo retorica in realtà. Adesso ve lo faccio sentire. Sentiamo, buongiorno. Sì, buongiorno, RPL anche mia. Ha una voce quasi da portavoce politico, molto alta, molto intensa. Beh, sì, mi interesso di politica da tantissimi anni e volevo dire elegante questo. Anche, posso permettermi, elegante. La ringrazio. Senta, adesso lei ci dia la mazzata, la mazzata. Ecco, già Taranto è una mazzata, credo. È una città molto problematica. Il problema è questo, solo Letta dice che praticamente la destra ha perso e anche i giornali che gli vanno dietro, perché non è così, perché la destra ha preso 69 comuni, 69 nuovi comuni e la regione Calabria. E ha perso dove doveva perdere, la solita Bologna. Ancora Roma al momento, aspetti un secondo, perché al momento Torino e Roma sono ancora in ballo, ma appunto, le chance, quindi dobbiamo aspettare una settimana. Però quello che abbiamo visto è una spaccatura forse troppo evidente tra le posizioni di Salvini, Meloni, con Berlusconi che tentava ancora da grande vecchio di ricucire. Questa sensazione di divisione non l'ho avuta a sinistra, perché la sinistra è riuscita ad allargare un po' questa sua maglia, non crede, non è rimasto. Addirittura non presenta, Letta non manco ha presentato il simbolo del PD. Sì. Quasi vergognandosi, qualcuno ha detto: ecco, però ha vinto. È una strategia diversa. Lei dico, cosa pensa? È una vittoria di Pirro, secondo me, anzi di Pirlo vorrei dire. Ecco. Perché in effetti non è così. Perché in diversi posti, in diversi comuni, la destra ha preso quei comuni. Sì, però lei capisce. Se candidiamo a Milano, che la città tu devi arrivare con un adesso per carità devi arrivare con un nome credibile, spendibile, noto, conosciuto. Qui c'è qualcosa che non va nella scelta a monte, nel non lavoro a monte. Salvini lo ha detto dopo, ha detto abbiamo sbagliato, vero? Mea culpa, mia massima colpa. La città dei due mari, come la sua città Taranto, se uno va lì, città di Taranto, non puoi candidare chiunque, o sbaglio? E invece viene fatto proprio questo ragionamento, viene candidato chiunque. Ma perché? Perché lo vogliono gestire meglio quello che è meno carismatico? Non ci sono uomini credibili, uomini di
di cultura, uomini di, con una morale, un'etica politica alta, non ci sono più, e questo mi rifaccio al discorso che faceva lei prima. Ma il discorso poi io dico una cosa: chi ha detto che la democrazia è la formula migliore di governo? Io non lei vuol dire che rimangono monarchia da un lato, oligarchia tipo Putin, perché sotto sotto quella sono sistemi oligarchici, o dittature che eviterei così a naso. A naso, lei che cosa, che opzione dà? È svenuto? Sul momento più bello. È stato un colpo di stato, ecco, stava dittatura, dittatura. Infatti, siamo di RTL dittatura. Vai con un'altra, dai. Andiamo con un altro, cioè Andrea da Udine. Buongiorno Andrea. RTL anche mia, buongiorno. Andrea, pronti? Qui c'è la Iodice che l'ascolta dalla sua gioventù. Allora, sì. Che dice? Buongiorno, buongiorno. Allora, per quanto riguarda il poco afflusso alle urne, io credo che sia dovuto anche dal fatto che ormai siamo governati da... da politici che... Lo dica. Stanno in mezzo a tutto. Ma in mezzo a tutto a cosa? Ci lascia nella cacca noi, questo vuol dire? Quasi. Nel senso che lo vediamo adesso con il governo che c'è adesso. Sei una persona autorevole, tanta esperienza, va bene, però anche i politici sono tutti al governo, destra, sinistra, centro, sono tutti in maggioranza. Un governo questo, in una situazione difficile, drammatica, si è unito come in Germania. Secondo me questo atteggiamento, che ormai si protrae da troppo tempo, alla gente non va bene. Cioè lei dice, ormai chi conta si chiama Draghi. Qualsiasi cosa è inutile, tanto ci sarà lui, speriamo che rimanga, almeno io faccio un endorsement fino al 2023, che non vada proprio al Quirinale, però per due anni che cosa succede? Che si fa melassa, che non, la politica, i partiti sono morti, non si rinnovano, stanno lì, fanno finta di litigare e poi in realtà poi trovano sempre gli accordi, no? Bravissimo, questo è palese, credo sia palese. Quindi non andiamo a votare. No, io spero che andiamo a votare il prima possibile. Ah, vabbè, me lo auguro. Va bene, me lo auguro. Un abbraccio, grazie. Quindi scusa, ha vinto Draghi queste elezioni? Ma anche se non scende in campo, Draghi, qualsiasi cosa faccia, vince. E questa è la sua forza. Adesso lo vediamo però come si può applicare il famoso recovery plan. Certo, che direi abbastanza decisivo. Torniamo da Stefano Iodice, perché ha un messaggio che risponde un po' alla tua domanda sui giovani, cioè perché i giovani alla fine non vanno a votare. Io parlo di nichilismo dei giovani. Sì, esatto, Giletti chiede a giovani, i giovani rispondono al 378-378-1025, ci scrive Rebecca, ho 20 anni e da giovane vi dico la mia opinione, sinceramente non abbiamo neanche la voglia di stare dietro a questi politici o comunque alla situazione, anche se non è giusto, perché tanto alla fine ognuno fa quello che vuole, ognuno pensa solo a se stesso, quindi alla fine cosa facciamo, lo facciamo a fare, contiamo poco e niente. Quindi in pratica Rebecca dice, noi giovani non ci sentiamo considerati. Quando io dico che uno dei problemi quando si parla ai giovani è di non li ascoltiamo neanche, e continuiamo, una frase che io odio, sento spesso dire, i giovani sono il futuro, i giovani sono il presente. Se i nostri migliori universitari sono costretti per fare i ricercatori andare all'estero, per esempio, e non tornare più, perché io sono per gli interscambi, è molto bello mandare dei giovani all'estero, ma vorrei che tornassero. Questi non tornano perché là li pagano 30 volte di più. Questo è un esempio chiaro. Se la politica non si mette in testa che i giovani non sono il futuro, ma sono il presente, bisogna educarli dalla scuola, investire nella ricerca e nella scuola. Non c'è un governo che investa in ricerca e in scuola. Torniamo subito, ti anticipo, caro Giletti, che c'è un messaggio che se la prende un po' con te, con i giornalisti e con te. Sono veramente felice. Massimo, tantissimi messaggi stanno arrivando e il ragionamento è questo, più o meno. Il Movimento 5 Stelle lo abbiamo votato alle ultime elezioni perché era la nostra ultima speranza. Ci ha deluso il Movimento 5 Stelle e adesso non andiamo più a votare. Però ti leggo un messaggio, è colpa dei giornalisti, scrivono, perché avete fatto di tutto per distruggere il Movimento 5 Stelle. Io penso che il Movimento 5 Stelle abbia fatto di tutto per distruggere se stesso. Cioè, hanno fatto tutto da soli. Insomma, si sono divisi, si sono spaccati, una diaspora c'è stata all'interno del partito, poi adesso hanno addirittura dovuto ricorrere a un uomo fuori come Conte per cercare di fare un collante, eccetera. Il movimento ha avuto un grandissimo pregio di non far scoppiare rivolte all'esterno che potevano creare grandissime tensioni al paese,
Quindi il dissenso è stato portato all'interno del palazzo, però quella scatola di tonno che doveva essere aperta è rimasta chiusa. Quando dicevano faremo tutto in streaming, faremo vedere tutto, bene, si è visto tutto finché erano all'opposizione. Nel momento in cui sono andati al potere, come tutti gli altri, hanno inserito una marcia e sono andati, perché gestire un paese è molto più complesso che a stare all'opposizione. 02 25 15 15, andiamo a Lecce da Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno RTL, tutta mia. Ela, Giuseppe, pronti? Dici tu. Sì, dobbiamo conformarci ai nostri politici, la mentalità è quella purtroppo. Purtroppo i partiti politici non sono più dei partiti, ma sono delle singole persone. Per esempio la Lega rappresenta Salvini, la Meloni rappresenta Forza Fratelli d'Italia. Non ci sono più i partiti, sono le singole persone che di protagonisti, cioè, che vogliono... Tradotto, una volta quando c'era la Prima Repubblica si costruivano dal basso i quadri, attraverso proprio la storia dei partiti, piano piano si arrivava a entrare in Parlamento. Oggi addirittura mettono anche Miss Italia, candidati che non hanno storia, esperienza, vengono buttati subito in ruoli che sono invece decisivi se vieni eletto. Sì, questo contesta anche, Sì, mettono un pinco pallino qualsiasi, basta che rappresenta il partito, che non ha neanche, per esempio non ha nemmeno fatto la gavetta, ecco, mettono qualsiasi persona. Beh, così. Dipende, tanto. Perché Letta non mi pare che sia esattamente uno che non ha fatto gavetta politica. No, beh, però lui dice in generale, poi ci sono per fortuna delle illustre eccezioni, però dice in sistema ormai... Da quando è arrivato Berlusconi il partito è unico e più forte, la faccia non personalizzato, è personalizzato. Sì, appunto. Questo è un male. Berlusconi, appunto, male. Che le persone non votavano il partito, ma votavano Berlusconi. Così quando ecco. È arrivato Renzi che ha portato il PD al 40%, è Renzi la faccia. Questo è uno dei limiti. È uno dei limiti di questa nuova democrazia. Poi, appunto, e quella è stata pure la rovina di questi partiti, perché appunto era una singola persona, caduta quella e il partito è andato alla malora. Lei ha votato? Io ho votato 5 anni fa i 5 Stelle perché erano giovani. Vedi? E hanno fatto il miracolo italiano, il cosiddetto miracolo italiano che non ha fatto Berlusconi. Ma scusi, cioè, è colpa nostra di giornalisti, come dice la persona che mi ha scritto, che sono crollati o si sono ammazzati da solo? No, ma siamo in Italia, gli italiani sono così, sono sadici, che dobbiamo fare? Un paese di sadici, che dobbiamo fare? È però colpa la cosa degli bella, italiani. La cosa bella che hanno fatto è che hanno dato il reddito di cittadinanza, non sono stati lungimiranti, ecco, hanno avuto quella palla di vetro e hanno visto il futuro, c'è stato il Covid, appunto, che molte persone hanno perso il posto di lavoro e grazie al reddito di cittadinanza tanti italiani sono stati salvati. Però ecco, gli italiani non li hanno votati, quindi sono sadici, come dice lei. Appunto, è per quello, sono sadici. Va bene, detto, non sono sadico sono io, sadici. Ma la devo chiudere. Arrivederci, diamo grazie la linea a voi, un altro. Grazie a voi. 02 25 15 15, andiamo adesso a Cosenza, c'è Massimo. Ma uno che non abbia votato, non vediamo, chiediamo. Buongiorno. Massimo, hai votato? Massimo. Io ho votato, certo che ho votato. Vedi? Io mi rifaccio un attimo a quell'ultima riflessione che ha fatto Massimo. Intanto RTL è anche mia. Giusto per precisarlo. La riflessione di Massimo, partire dalla scuola, sì. E noi dobbiamo capire perché c'è questa disaffezione dei giovani alla politica. E ce lo chiediamo, dobbiamo formare necessariamente ed è urgente una coscienza politica. Quindi partire dalla scuola, un'ora in meno di matematica non fa male per cercare di far capire ai giovani che cos'è la politica. Non è cosa scegliere, ma formare una coscienza politica non sarebbe sicuramente male. E quindi ritengo che qualcosa bisogna fare. Una volta esistevano, Massimo lo sa bene, le sezioni dei partiti, le segreterie politiche, dove lì si imparava qualcosa, dove c'era una discussione, c'era un laboratorio politico. Oggi non esiste nulla. Oggi esiste Facebook, esistono i social, esistono like,
i condizionamenti anche nelle famiglie. Questo è il nostro cugino, lo dobbiamo votare, questo è il parente di Tizio e di Caio, cioè non c'è una coscienza. Lo dica che Galanto ha molti parenti e quindi bisogna stare attenti. Può essere candidato, un potenziale candidato. Però devo dire che con la proposta di eliminare un'ora di matematica mi ha forse convinto, perché non è che la... noi che abbiamo fatto il liceo classico. Grazie, buona giornata. Allora adesso, grazie a voi. Grazie. Occhio Massimo, perché adesso andiamo a Como, c'è Luca, sentiamo cosa ha da dire. Poi Luca, buongiorno. Buongiorno RTL, anche mia. Vai, buongiorno Luca. A tutti. Luca, allora. Allora, dottor Giletti, niente, io la chiamo perché sarei anche un po' stanco di tutta la situazione, ma non inerente al votare, non votare. Io sono stanco della situazione italiana perché si invita nelle trasmissioni il pubblico, la gente, si fanno i collegamenti e non si fa mai parlare il popolo. Si dà la parola al popolo 10 secondi e poi si va avanti a parlare con i politici che sia lì in studio. Bisogna dar retta al popolo, far parlare la gente è stanca di tutto. Io ho visto ieri sera la trasmissione di Del Debbio, scollegamenti da 30 secondi neanche, la gente non riusciva neanche a esprimere un concetto, perché devono parlare chi? La gente in studio. Ma mettete in studio il popolo, non questa gente qua che ci prende in giro dalla mattina alla sera. Fanno i decreti per noi ma non per loro. Ormai siamo alla frutta. È un pensiero. Dottor Giletti, ma la stessa cosa anche con lei. La gente, si invita la gente, bisogna farla parlare, non bisogna dargli 10 secondi poi si taglia corto. Abbiamo in studio gente che abbiamo messo noi a potere. Mi scusi un secondo, faccio un esempio di recente. Io ho invitato una vicequestore che ha sobillato tutte le mille polemiche perché ha detto no al Green Pass, non è democratico. Quello non è dar parola a chi non la pensa come il mainstream. È una donna coraggiosa, ma è sempre una donna dello Stato. Lo Stato chi è? Ma lo Stato chi è? Anche lei è Stato, noi siamo Stato. Anche noi siamo Stato, però quindi... non ci fate parlare. Lei sta parlando. Mi perdoni, dottor Giletti, mi perdoni. Ma lei sta parlando però. Sto parlando perché adesso sentendo questa trasmissione che seguo da una vita, sono stufo di sentire queste cose. Allora la disperazione dice: forse ho l'occasione, l'unica occasione della mia vita, di parlare, di dire qualcosa di come la penso. Ma infatti. Perché le ripeto, mi scusi ancora se la interrompo, poi non la interrompo più. Ieri sera guardavo Del Debbio. Mi veniva voglia di spaccare la televisione. Ma se guardava Formigli, gli veniva la stessa cosa? Cioè. Se guardavo, mi perdoni. Formigli, dall'altra parte, le veniva la stessa cosa? Cioè, in generale o solo su Del Debbio? No, in generale. Anche quando guarda Giletti, gli viene voglia di spaccare il televisore. Quando non si può parlare la gente del popolo. Comunque, cioè, lei ha non siamo posto... più in una democrazia, comunque. A non lei siamo più in una democrazia, ha posto... non so se voi ne siete accorti, siamo in una dittatura. Luca, però tu qui hai parlato, peraltro, molto più di 10 secondi, come è giusto che sia, quindi... Ha ragione, mi perdoni, non dobbiamo perdonarti, stiamo dicendo che la democrazia c'è. Piace. Infatti, è un bel confronto. Luca, però io ti dico, a me piace, però attenzione, ci sono persone che ci ascoltano che sono vissute durante il periodo fascista. Quelle sono le dittature. Allora, quando usiamo la parola libertà, dobbiamo essere consci che è una parola molto alta. Sì. Io capisco bene quello che dice lei, che per le persone che non hanno una storia famosa, eccetera, è molto complesso parlare. Però credo che ci siano tante trasmissioni che invece in realtà danno più spazio di quello che dice lei. Però comunque l'abbraccio ha posto un problema vero. Grazie Luca, andiamo velocemente, 30 secondi purtroppo, per Luigi da Messina, perché comunque i tempi... Lo stretto di Messina, il volo via Luigi, la butti lì, Luigi. È talmente veloce che è andato via. Ma è così che Luigi sullo stretto non ci sia. Però andiamo da Stefana Iodice perché avevo un messaggio molto interessante. No, aspetta, prima del messaggio, lei deve convincere come Barbara D'Urso del domani a votare. Ma quello alla fine del programma. Esatto. Certo, l'appello finale. Leggo qualche messaggio al 378-378-1025. Ritorniamo sui giovani, ci scrivono: noi ragazzi non andiamo a votare perché anche se lo facciamo non cambia nulla. Noi ragazzi ci trattano come degli schiavi. Dice: io lavoro dal lunedì alla domenica e non mi sento valorizzato. Che gli rispondi?
Intanto io vedo, è un discorso che non si può fare in 5 secondi, non ha senso, è un discorso vero sul quale potremmo soffermarci aprendo i telefoni solamente ai giovani, perché io credo che molta gioventù non abbia più voglia di sacrificarsi, mentre ce n'è molta altra che si fa un mazzo pazzesco facendo orari impossibili pur di arrivare con un lavoro onesto. Quindi secondo me andrebbero pagati, questo paese deve iniziare a pagare di più le persone che lavorano, a dare meno soldi a pioggia inutili, ma pagare di più chi lavora. Poi Massimo, ci torniamo, anche i giovani e il lavoro, ne parlavamo prima degli orari, chi si vuole sacrificare, chi no, perché era molto interessante. Chiudiamo questa puntata di Giletti 105. Un momento cult, quelli che piacciono cult molto a Max Galanto. La nostra Barbara D'Urso del domani, possiamo chiamare. È il futuro, diciamo. Il futuro. Sì, perché come i giovani sono il futuro, la Iodice è il... Essendo giovane. Esatto. Quindi che deve fare? Deve fare un appello alle nuove generazioni, giusto? Che devono andare a votare, perché si voterà, non è che non si vota più. Sì. Roma, Torino e tante altre città, c'è il ballottaggio. Quindi lei faccia finta di essere Barbara D'Urso e... Col cuore, esatto. No, il cuore intanto dove c'è? Sulla gola. Sono coperta dal microfono. Comunque, più che fare un appello, posso parlare deve fare lo spot. Lo spot, ok. Devo dire, ragazzi, mi raccomando, andate a votare, che tanto l'indifferenza non ha mai portato a nulla. Ma questo non è uno spot, è un discorso. Lasciamo che lei possa esprimere. È un discorso, lì. Lo spot è veloce, rapido. Andate a votare, più rapido di questo. Senti Massimo, ma quello che leggevo poi molti messaggi e siamo arrivati alla frutta con i politici. Non è un po' populismo. No, veramente, non rischiamo poi di... Ci sono tantissimi politici che fanno il loro lavoro, lo fanno con fatica, con passione. Guardate, non raccontiamo questa storia che tutti i politici sono questa cosa, sono nulla. Il paese passa e vive, ogni paese, non solo il nostro, solo grazie ai partiti politici. Giusto, distinguiamo sempre. Lavoriamo per avere nei partiti, questa sì la colpa che faccio alle segreterie di oggi, di mettere in lista personaggi che non hanno competenze. Uno più uno, come dicevano purtroppo i 5 Stelle, per me è un errore drammatico, la competenza non può essere paritaria. Allora, ringraziamo in regia Milano Pio Ingegno, Ricky Aristarco, qui a Roma c'è Andy Ceccarelli, Valentina Iannicelli, ovviamente ringraziamo Stefania Iodice con il suo ottimo appello. Ma che appello? Roberto Rendina, Massimo Giletti. Scusa Barbara, no, dico la torniamo venerdì. Non lo so se torneremo, non lo so.